il Pibe d'Oro Diego Armando Maradona. Diego! Hola, Diego! Lo ricordavo diverso io. Io me lo ricordavo proprio così. Grazie Nicola, grazie. Grazie Shalabi, grazie a tutta la gente che... Vi siete fatti sentire, sì, con un applauso, un affetto. Milano ti ama, l'Italia tutta ti ama. Secondo un sondaggio, ti dico questa cosa, secondo un sondaggio saresti più famoso di Papa Francesco in Argentina. No, no, per carità, non ne posso mettere in competizione con Santo Padre, no? Ecco, quando così. Poi anche lui vincerà un mondiale con un gol in mano, riblando 10 uomini, poi ne riparleremo. Ma come? Quando le giochiamo la pari. È per quello che non la pari. Può mettere in competizione. Vabbè. Perché alle fare le chiacchiere e sono buoni tutti, certo, tutti certo. Possono parlare, qua, no? Non è che... Senti, cambiamo discorso. È meglio forse. Ecco. Tornare a Napoli per te è sempre una festa, no? È la... È la città che le amo del mondo, la città che le dà nel mio cuore, ma non le... Nicola, non le è più... Non è più la Napoli che conoscevo io, no. Non è più la Napoli, le ho scoperto dopo 30 anni che è cambiata, come è cambiata, sei come incattivita. No, basta, la solita polemica che Napoli è cambiata, No, la gente la amo, ma ho scoperto, sono nate addirittura nuove parolacce, nuove parolacce. Ieri uno mi ha detto per strada a Napoli, a bruciapelo, mi ha detto IVA, IRPEF, ritenuta di acconto a te e tua sorella. Ma cosa? Che sono parole che le fanno male a Diego. Che le fanno male a Diego. Ecco, Sofia Maradona. Ci sono sempre state queste parole. Non è, magari è lei che non le frequentava tanto queste parole. Diciamo che stavo parlando di io, non è che le parlavo con detta cosa. Certo. No, quello è una vergogna. Questo è un piano, Nicola. È un piano di Platini. Ma che Platini? È un piano di Blatter per far stare male a Diego. Altri problemi adesso, Platini. Io ti preferisco a Fazio perché tu le sai queste cose. Ma certo, ma figurati, figurati, ma che cosa, figurati. Senti, parliamo di cose belle. Hai con Cipiglio, Nicola, è con Cipiglio, mi raccomando. Con Cipiglio. Hai debuttato in teatro al San Carlo di Napoli con Siani, un grande, grande successo. Sì. La gente ha pagato anche più di 300 euro per vederti, sono un sacco di soldi. Sono tanti, No, sono d'accordo, d'accordo, Nicola, le voglio dire, è una vergogna, 300 euro è una vergogna. Troppo. Ma qui Maradona non c'entra niente, è colpa dei Vagarini che gonfiano i prezzi. Le tengo a precisare, il prezzo ufficiale era 280 euro, prezzo onesto. Allora vanno, chiediamo scusa. Cambia tutto, Bravo, le vanno a gonfiare il prezzo, la famiglia, come fa le andare quando persone al teatro? Non, senti, non è... grande emozione perché al tuo spettacolo c'era anche tuo figlio. Quale? Bella domanda. Come quale? No, dei tanti, no, perché no, sai che non mi piace parlare dei singoli. Sì, certo. Preferisco parlare del gruppo. Il gruppo mi sa che è nutrito. Sì, certo, le voglio un figlio, è la cosa più bella del mondo. Sì. Le voglio salutarli tutti. Posso figli? Ma come no? Salutare Alessandro. Anasimandro, Andrea, siamo partiti da là, Andromeda seconda, tutte le Assunta che sono 16. Io stavo parlando, ma cosa? Ti fermerei là, sinceramente. No, io andrei alla D perché tuo figlio è Diego Junior, no? Tuo figlio, vi siete incontrati durante lo spettacolo, gli hai anche chiesto scusa, guarda, non sono stato un padre molto presente. È vero, le ho sbagliato, ma lui è sangue del mio sangue, è la Tampa. La Tampa che ci ha messo contro tutti questi anni, no? E la Tampa che... lui può vedermi tutte le volte che vuole. Ah, sì? Basta che paga 300 euro, la mia porta è sempre a me. Ma io le ho lì. Non era 2,80? Appunto! Ha detto 2,80, aveva detto. No, disculpa. Ma ti metti a chiedere il resto dei 20 euro a tuo padre. Vergogna! La vergogna! Fa male a Maradona. Fanno male a Diego. IRPEF, IVA! Ma ora sta la ferita quando le sento queste parole. Io ho capito, a parte le scherzo, a parte di quello che parliamo, ho parlato, io ho capito che voglio fare con lui tante cose, cose che voglio recuperare il tempo perduto. Questo è bello, questo è bello. Vorrei provare la gioia di cambiargli il primo pannolino che non ho mai fatto. C'ha 30 anni, c'ha 30 anni. 32. 31, 32. 31, 32 non lo sai neanche. Ma sono le cose che la vita non ti ha dato, non ti ha permesso di viverle. No, poi le vorrei portare
ad andare con lui a prendere la prima cartella di Equitalia, così diventa uomo, vabbè, si fortifica, è una esperienza però, forte eh? Che ne fortifica, claro. Senti, io cambierei argomento. Ecco, cambiamo argomento, perché abbiamo sentito dalla viva voce di De Laurentiis, Maradona diventerà ambasciatore di Napoli. Come no? Dovrebbe essere anche un articolo, eccolo qua. Sì, però, sinceramente, cosa sto ambasciatore del Napoli. Che fa? Le ho cosa vuol dire? Con Aurelio De Laurenti, le mi ha detto che l'ambasciatore gira il mondo, sì? E soprattutto le porta il nome della squadra di Napoli in tutti i paesi del mondo, anche nei paesi poveri, persone disagiate, le va messo la gente umile, sì? Gioca con loro, palleggia, se fa la foto... E poi ti chiede 300 euro. Ma no! Ma che ambasciatore! Non è che se tu sei povero no, ci rimette Diego. Povere. Perché sempre Diego, no? Le grandi interviste con Diego Armando Maradona. Il migliore, me lo defasi, questo dico, le vengo solo da te. Grazie. Le voglio bene, le voglio bene. Ciao Diego! Grazie a tutte, anche tre cagacati. No, ma tutti e tre. Irpe. IVA. Ritenuto d'accordo.